Quindi questa si svolge. Il libro sarà presentato da Giovanni Savino e il nostro amico Roberto, che è stato, non si può dire vivo, ma ha studiato nella stessa università in cui insegnava o insegna ancora Orlando Fides, ci aiuterà nelle traduzioni dall'inglese e dall'italiano, ma io penso che Orlando sia potrebbe cavare da solo perché parla magnificamente. Grazie e alla prossima. Facile,
ed è questo il talento che ha Farius anche come scrittore, ed è anche il talento del traduttore che l'ha reso molto bene in italiano. Perché pensare a una storia millenaria di un paese che è un paese multietnico, multiconfessionale, che ha avuto anche quando si trovava in uno stesso sistema diverse epoche, è stato molto complesso. Oggi Putin, ad esempio, rivendica la continuità eterna della Russia, da Vladimir a Vladimir, dal principe Vladimiro che prende il battesimo dai bizantini fino ad oggi, come se non fosse accaduto, fossero accaduti mille anni di storia, come se le persone fossero le stesse mille anni fa ed oggi. E in questo senso il libro apre anche parecchi spazi di riflessione. C'è l'attenzione a non solo alla dimensione multietnica e multiconfessionale della Russia, che sembra essere un tappeto, conosce dei tappeti persiani che hanno varie decorazioni, la storia della Russia è un po' così, ha tutte queste decorazioni così. La questione sociale, che è molto forte, c'è anche il senso di estranità. Dopo vorrei cominciare proprio da questo, fra elite e popolo, fra un'elite che considera la Russia essere europea, però non tutto il paese può essere Europa, che combatte sempre contro quella che chiamavano i pensatori di inizio Novecento l'Asiatschina, l'idea di essere l'Asia. Ebbene, Farius riesce a far capire come alcune di queste questioni ancora oggi siano attuali. Nell'introduzione, ad esempio, si apre con un'immagine forte, che è l'immagine di un monumento che forse a molti non dirà nulla, perché è un monumento che esiste da qualche anno, dal 2016, che è il monumento al principe Vladimiro, che è sulla piazza Borovitska, che è una delle piazze che circonda il Cremlino, dal lato opposto della piazza Rossa. E questo monumento è un simbolo forte, perché dove c'è un altro monumento a Vladimiro? A Kiev. Ed è stato aperto negli anni 30 dell'Ottocento per rivendicare la russicità di quella città. In quell'epoca in realtà non era nemmeno tanto ucraina, si parlava per polacco a Kiev fino alla metà dell'Ottocento, come è stato spiegato da una importante storica americana che è Faith Hills. E però aprire proprio con l'immagine di Vladimir, no? Della statua del principe, fa capire qual è l'attenzione della Russia di oggi per il passato. E quindi io comincerei forse con questo tipo di domanda. Quanto è importante il passato per la Russia di oggi? Perché è un passato che non passa? Great question, and it goes to the heart of the book and the discussion I wanted to generate, because we have to understand the way the Russians see their own history to know why they're acting the way they are now, or why the regime believes an ideology and a mythology of its own making to pursue this war. Quindi è un'ottima questione, perché va direttamente al cuore del libro, perché esplora come e perché il potere in Russia perché è così importante motivare, giudicare e rintracciare la propria storia e la continuità col passato. So I start the book with the opening of that statue, because it seemed to me at the time in 2016, not that it was a declaration of war, although with hindsight we can now see that it was, but that it was the writing on the wall of what has come since. E quindi per questo ho deciso di aprire il libro proprio con l'immagine dell'inaugurazione di questo monumento nel 2016,
perché mi sembrava significativo e sembrava quasi una dichiarazione di guerra, perlomeno al momento magari non lo sembrava, però adesso guardando indietro sembrava proprio come dichiarare, no? Questa è la nostra identità e questo dove stiamo andando. The actual declaration of war for me was a historical essay, a famous historical essay now, which supposedly Putin wrote in July 2021, in which he argued that Ukraine has never existed as a state, has no statehood in its nature, and was only ever a part of Greater Russia. Quindi quello che forse è la prima dichiarazione di guerra è un saggio scritto da Putin stesso nel 2021, nel quale sottolinea il fatto che secondo lui l'Ucraina non è mai esistita come entità separata, è sempre stata una pendice, una parte della Russia. He said more in that article, but that core issue, Ukraine does not exist, it's part of our empire, we want to reclaim it, is not unusual in Russian historiography. As Giovanni knows very well from his own work, that was the basic imperial viewpoint of historians in the 19th century, and it hasn't changed. Quindi questa è una cosa che ricorre e sempre stata utilizzata in Russia e Putin semplicemente sottolinea e rimarca quello che già nei secoli passati si diceva, che l'Ucraina non esiste, l'Ucraina appartiene alla Russia, quindi anche gli zar consideravano la stessa questione come quello è un pezzo del nostro territorio e adesso il nostro dovere è richiamarlo, riportarlo noi. And Putin knew that he could rely on the support of a large proportion of the Russian population, because they had been schooled in this way of seeing history. And in the Soviet Union, it was only reinforced by the Soviet ideology, which was that the Russians were the dominant party, which was an idea that came in under Stalin. So, for all those reasons, he could count on a great deal of support. Putin sapeva che poteva contare sul supporto, sull'appoggio di una grossa percentuale della popolazione russa, perché è una popolazione che era stata educata su quel concetto fin dai tempi zaristi e poi rinforzata nel periodo dell'Unione Sovietica con Stalin. Quindi nell'inconscio della gente questa idea che l'Ucraina fosse un pezzetto della Russia e che la Russia fosse la reale entità totale era una cosa che Putin sapeva di poter sfruttare. But just to make sure they got the message, he added another argument, which was that the Ukrainians were agents of the West. They were neo-Nazis, they were nationalists who had been turned against Russia. And of course, this too had a long tradition in the Russian way of seeing the world from the Cold War. And Putin emphasized that too in that essay I referred to. But quindi per rinforzare questo punto di vista, Putin ha aggiunto l'accusa rivolta agli ucraini di essere neonazisti, di essere delle spie dell'Occidente, di supportare l'Occidente, che anche questa era una cosa che era già stata usata nel passato e quindi questo ricorrere con gli stessi esperienti ha dimostrato di funzionare. So in the essay he made a big point of the idea that every time Ukraine tried to separate its destiny from the Russian Empire and look west, it was used by the West against Russia. It fell under the influence of the West and became what he calls an anti-Russian. E quindi in questo sottolinea il fatto che ogni volta che l'Ucraina cerca di riprendere la propria indipendenza è sempre perché diventa un agente dell'Occidente.
dell'Occidente, sempre perché viene utilizzata come uno strumento dall'Occidente contro la Russia. And so this is just a couple of examples of the way Putin has been using history. And I think it's important, as Giovanni implied in his observation, that this preparation of the population for a war on the basis of history has been prepared in Russia since I first worked there in the project you mentioned with Memorial in the early 2000s. That is when this project began. Quindi questo non è altro che un'ultima fase di un progetto che è iniziato molto tempo prima, quando anche io ho lavorato in Russia. E quindi semplicemente una cosa che era pianificata e pensata nei dettagli, questo è il suo completamento. Sì, perfetto. E proprio qui per continuare su questa linea, però nel libro noi abbiamo anche, non è sempre colpa dei russi, la semplifico molto, per dire, perché soprattutto in Italia noi abbiamo questo dibattito molto, credo, avvelenato, per cui o si è a favore o si è contro, e spesso noi ci troviamo di fronte a delle narrazioni concorrenziali che sembrano più scaramucci tra tifosi dell'una e dell'altra parte, mentre la gente a Mariupol, a Kiev, a Kharkiv muore, e altri in Russia rischiano la galera, anzi ci vanno per scrivere un post su Facebook, su Twitter o su Instagram. Però attenzione, perché nel libro vi è questa dicotomia, questo rapporto su come rendere la Russia europea e sul perché l'Europa non considera poi alla fine questi russi davvero europei. Sì, siete europei, però un pochino europei di seconda mano, no? Per me che sono napoletano sembra qualcosa che vi già sentito, diciamo così, anche in Italia, no? O per voi all'interno dell'Unione Europea. Sì, gli italiani sono europei, però non sono gli europei che fanno bene i conti, che portano a casa, che portano i compiti da casa, fatti bene e così via. Quanto questo atteggiamento da parte dell'Occidente, da parte di un certo filone di cultura occidentale sul considerare la Russia non proprio Europa può aver influito in tutta la storia russa? Yeah, I mean, another great question. It runs right back through Russian history to the early 19th century. Indeed, one could say even the early, late 18th century, when Karamzin, the great writer and historian, went to Europe and described exactly this, you know, Voltaire expressing the surprise that there were writers in Russia. Not Voltaire, he was a good guy and went to Russia, you know, others. È una cosa che va indietro all'inizio del XIX secolo, ma anche più indietro, quando lo scrittore Karamzin venne in Europa e scoprì che autori europei erano un po' condiscendenti, anche come Voltaire, che considerava i russi, sì, sono europei, ma insomma, e si dichiaravano sorpresi che ci fossero, no, degli scrittori anche in Russia. No, invece. So, I mean, in the 19th century, Alexander Gerzen, the great socialist philosopher, wrote that the Russians arrived or came to Europe like the provincial does to the metropolitan hall. So, like Don Caliere in Spanish. Is it Don Caliere in Gettapalma? The one who's in the frack, he's an address wrongly. Vennero descritti come i provinciali che si intrufolano nel ballo dei ricchi, no? Quindi un po' così non deve essere il diritto, sono accettati perché sì, sono un po' europei, però insomma, in seconda classe. So I think there's an element of what we would call risentimento. But there's also an element of rejection of the West, because you reject us. And at those moments, Russia has tended to turn east, as it is doing now.
Quindi c'è un misto di risentimento e di rifiuto, e quando questa cosa si parla di certe situazioni storiche, la Russia tradizionalmente tende a volgersi verso l'est e chiudersi verso l'Europa. So again, going back to the Putin years, Putin is from St. Petersburg, the most European of the cities. He wanted, at the beginning of his presidency, for Russia to be more integrated into Europe. Genuinely wanted it. He was a very insecure man in those. I mean, he wasn't a confident person. So he felt like that provincial going to the metropolitan board. Putin è proprio da San Pietroburgo, che è la città più europea della Russia, e all'inizio della sua carica come presidente, genuinamente, cioè onestamente, cercava di avvicinarsi all'Europa, anche perché si sentiva insicuro, e la cosa di potersi integrare meglio, avvicinarsi di più all'Europa, era una cosa che per lui era importante, era da perseguire. But I think that the question of NATO expansion, unfortunately, made it clear to Putin, who increasingly saw himself as the embodiment of Russia, made it clear to him that NATO was an anti-Russian alliance. Purtroppo però l'espansione della NATO verso est rese chiaro a Putin che la NATO era un nemico comune, era contro la Russia, e quindi nel momento in cui è diventato più forte, più sicuro di sé, chiaramente la sua posizione si è irrigidita. And the turning point was clear from 2007, I would say, the Munich Security Conference, at which he talked, and this again was very much part of the discourse of this resentiment. He talked a lot about Western hypocrisy, Western double standards, lack of respect for Russia, and that Russia was now going to pursue its own foreign policy. E il punto del giro di boa fu alla conferenza di Monaco del 2007, quando Putin parlò a lungo di questo risentimento e della volontà di riaffermare l'identità e la forza della Russia nei confronti dell'Europa. And then he had to move away from the presidency, but once he comes back in 2012, he makes this new project very clear. Quindi dopo aver dovuto abbandonare la presidenza per un po', quando è ritornato al potere, ha ripreso questo progetto ancora con maggior forza e convinzione. And I think there was a big fallout in the elites at that point, because the economy was doing well, the price of oil was high, there was a growing middle class, and a lot of people said to Putin, why are you risking all of this to pursue this increasingly nationalist project? E a quel punto ci fu anche una frattura agli alti livelli in Russia, perché era un momento di benessere, era un momento di successo, e quindi in diversi si chiesero e chiesero a Putin: ma perché vuoi proseguire con queste politiche nazionaliste e di confronto? Proprio da questo punto di vista, noi siamo abituati anche ad avere questa rappresentazione della Russia come un monolite, come un paese dove tutti si muovono come un unico soldato, quando poi in realtà, quando parlava dell'insicurezza di Putin, nel libro emerge l'insicurezza di un altro grande protagonista della storia russa, che è l'imperatore Nicola I, che è un uomo che veniva chiamato l'imperatore soldato, lo zar soldato, per tutta la vita ha dormito su una brana militare, che aveva fior fiore di palazzi a Pietroburgo e dintorni, però dormiva in una branda militare, si vestiva sempre con l'uniforme spartana dei soldati, e però quello che era una sorta di gendarme d'Europa, per noi italiani abituati alla nostra del risorgimento sappiamo benissimo che la Russia era parte fondamentale della Santa Alleanza e che intervenne addirittura nella reprimere la rivoluzione in Ungheria del 1849.
questa insicurezza può sembrarci strana, come anche sembrare Putin insicuro. In realtà l'insicurezza si è vista, credo abbiamo avuto anche questo commento d'attualità, la dimostrazione del 24 giugno, quando c'è stata la marcia della Wagner verso Mosca e Putin è intervenuto una volta per poi scomparire a parlare con la Wagner, ci è andato Alexander Lukashenko, presidente della Bielorussia, spesso visto in Italia come una marionetta, ma Lukashenko un gran furbacchione, e questo fa capire anche quella che è l'insicurezza. Però proprio per questo la Russia non è un monolite, e io credo che emerga molto bene dal libro. Ci sono le aspettative di parte. Chi sono gli autori di questo libro? L'intelligenza, che è una parola russa, i contadini e anche le vittime, che poche sono poi nella storia russa e sovietica di vario tipo. Possono essere le nazionalità, possono essere i dissidenti politici, possono essere anche coloro che nutrivano illusioni nel potere, nella possibilità di riformare. Sempre per restare nell'Ottocento, penso a Mikhail Speransky, incaricato di scrivere una Costituzione liberale, che però poi a un certo punto, prima che Napoleone attacchi la Russia, viene mandato in esilio perché troppo liberale, troppo riforme, troppo la francese, troppo così. Ecco, quello che secondo me è importante che emerge anche qui è proprio il fatto della molteplicità, il fatto che esiste una società ed è sempre esistita in Russia, una società civile, di gruppi sociali sempre molto attenti a voler fare delle cose, ad avere delle illusioni, e gli zemstva, e l'intelligenza, e le riforme, e le illusioni nelle rivoluzioni, e anche, penso anche alla perestroica come un ultimo momento. Yes, no. In italiano è mi. Sì, so, the most important thing to say is that all of that basic DNA of civil society, of which you know, you mentioned parts of in a distant past in Russian history. All of them in Russia were destroyed by collectivization. Sì e no, perché in realtà il vero DNA della struttura della società russa, che è composta di quei gruppi ma anche di altri, fu poi disgregato dal Soviet. Because during the collectivization of agriculture by Stalin, they destroyed the village, which was the center of life. And the village in Russia for centuries had been self-governing. Durante la collettivizzazione sotto Stalin, il villaggio, ma il concetto di villaggio fu distrutto, e quello è fondamentale perché per secoli il villaggio era stato l'elemento fondante della società russa e si autogovernava. As Giovanni said, I started as a historian of the peasantry. My intelligentsia friends in Moscow thought I was very odd studying the peasantry. Io ho cominciato come uno studioso del popolo, e quindi i miei amici dell'intelligenza russa pensavano fosse una cosa abbastanza strana. And in Moscow I worked with a very important historian of the Soviet peasantry, Viktor Petrovich Danilov, who was the first historian to show why collectivization was a crime. In Russia ho lavorato con uno dei più importanti studiosi della cultura popolare russa ed è il primo che ha dimostrato come la collettivizzazione ha distrutto effettivamente questo. Because a crime, because they collectivized, forcing peasants into big farms but had no tractors. Un crimine anche perché forzarono una gran quantità di contadini
queste fattorie collettive, però non avevano nemmeno i trattori. A book he was supposed to publish in 1964, but in 1964 Khrushchev died, and the night he died, Victor's book was withdrawn from the press. Victor doveva pubblicare il suo libro proprio su questo soggetto nel 1964, però Khrushchev morì in quel momento e il libro non fu pubblicato, fu ritirato dalla circolazione. So what I'm talking about, collectivization, tore the heart out of Russia. Quindi la collettivizzazione ha effettivamente estirpato il cuore della Russia. With Victor Danilov, I went in the late 1980s, 1987, to visit a collective farm which Gorbachev at that time was, you know, thinking about the potential for large-scale Western investors to come in and take over. Alla fine degli anni 80 andai a visitare insieme a Danilov una di queste grandi fattorie collettive nel periodo in cui Gorbachev stava pensando di modificarle su un modello più di agricoltura occidentale. Not one of the collective farm workers, of which there were 400, wanted to take any part in any new farming enterprise. Nessuno dei circa 400 lavoratori di quel collettivo volevano sentire parlare di cambiare metodo e adottare un sistema occidentale. And 8 years later, I went back to the farm, and the same collective farm boss was now the manager of this farm. But he didn't want, he was sitting on it in the hope that a big Western hotel would come in and buy it. 8 anni dopo tornai nello stesso collettivo, c'era lo stesso boss della prima volta, però questa volta era l'istituto che aspettava che una qualche grossa impresa occidentale arrivasse a rigirare, a farla diventare un modello, un resort. In June I was in the European Parliament for a big conference to bring together all the Russian opposition groups, and I had an opportunity to tell them what I really thought, and that is what I said. I was discussing with a Russian novelist, a very famous Russian novelist, you know, what was usable for Russia's past for it to become ever a democracy or something more liberal. And I said that, you know, the problem in Russia was that they were Russian. So the Ukrainians have built their national identity on the Holodomor, the terror famine of Soviet collectivization. But the Russians had a Holodomor in collectivization. The Kazakhstanis had a Holodomor in collectivization. But the Russians, unlike the Ukrainians, can't blame anybody but themselves. Allora, stavo discutendo con uno scrittore russo di cosa si potesse recuperare della natura russa per far sì che, se non che si tramutassero la democrazia, comunque in qualcos'altro di più dinamico e flessibile. E stavano pensando che in effetti gli ucraini hanno potuto costruire una loro identità sulla base della sofferenza che loro della grande
subito a Stalin e alla colpevolizzazione, mentre i russi non possono incolpare nessun altro, quindi questo è un elemento che indebolisce la loro capacità di costruire un'identità. So collectivization gets buried in the collective memory. Buried, no one talks about it. And that is a big problem, because it seems to me that you can't build any democracy in Russia until you confront this basic fact that all of those, that the Russians are separated from all of those traditions you talked about, all of the Zemsa traditions, everything else, they're separated from it irreparably, forever, because collectivization wiped out the basic instinct for self-government. Quindi la collettivizzazione è da biasimare, perché ha praticamente cancellato tutto ciò che la precedeva, e il legame tra i vari gruppi, con le varie identità, con la loro natura e il loro modo di vivere. Quindi avendo cancellato e non parlando, non volendo neanche affrontare la discussione sul danno che è stato fatto dalla collettivizzazione, è pressoché impossibile costruire, andare un passo oltre. Sì, la collettivizzazione ha oggettivamente colpito solo l'Ucraina, come nota con Volodymyr, ma come ricordava Paikis, ha colpito la Russia e anche altre parti dell'Unione Sovietica, ad esempio il Kazakistan, in modo molto forte. Non è stata semplicemente un'azione di genocidio come viene costruita oggi, perché comunque sono morti contadini nelle zone del Caucaso settentrionale, del bacino del Volga, dove vivevano russi, e non solo ovviamente rischio del Volga, i bashkiri e così via. E quindi questa è stata la grande frattura. Tra l'altro è un'interpretazione che anche altri pensatori russi hanno avanzato, penso solo Solženicyn, perché parlava della necessità di recuperare lo Zemstvo e anche della perdita della campagna. E non solo, negli anni 70 vi era questo corrente letteraria molto conservatrice militare dei Devianchi, che erano coloro che scrivevano della campagna e che parlavano in senso molto nazionalista, conservatore, dell'idea, dell'idilliaca immagine della realtà bucolica andata persa con la collettivizzazione. E questo è spiegato molto bene nel libro, è trattato in modo molto acuto, proprio per far capire qual è quella Russia che negli anni 90 veniva chiamata Russia Catalogni Materiale, la Russia che abbiamo perso. C'era questo film documentario molto un po' fazioso, girato all'inizio degli anni 90, in cui si esaltava l'esperienza imperiale zarista rispetto a quello dove siamo arrivati oggi. Va bene? Ecco, abbiamo parlato della collettivizzazione, abbiamo parlato di questo, però nel libro tu spieghi molto bene perché si arriva a questo, e anche se penso a People's Tragedy, alla tragedia di un popolo, dai come inizio il 1891, la grande carestia, l'ultima grande carestia del 1800, in cui l'intelligenza è un po' fenomenale. Chekhov mi racconta, mi parla, parte come medico, perché era medico, noi lo conosciamo come studio, ma Chekhov era medico, parte per andare ad aiutare i contadini e così via. Perché nella storia russa vi sono state queste grandi momenti di rottura, queste grandi esplosioni? La Pugacev, la rivolta di Pugacev, poi ancora prima penso ai vecchi credenti, poi l'andata al popolo e poi la rivoluzione russa. Perché? Because the kernel of this village commune, which is what it was, they called it a mir, which is Russian also for peace and the universe, at the center of this peasant world were some basic primitive socialist ideas. But it was a socialism impregnated with a very strong spirit of anarchism. Perché questo spirito del villaggio che
è stato perso, e aveva al suo nocciolo, al suo centro, proprio una specie, una forma di socialismo. Un socialismo che però aveva una tinta di anarchia. So there were, as you say, going back to Pugachev, a Cossack rebel leader in the 18th century, there were these, well, they pretended to be the Tsar, because the only way to make a revolution, ironically, was to pretend to be the true legitimate Tsar. Quindi si è verificato che più volte che dei personaggi per incitare alla rivoluzione, al cambiamento, dovessero però fare base su, questa, su questo atteggiamento e comportarsi come se fossero zar, presentarsi comunque come la figura d'autorità. Because in Russian history, going all the way back to medieval times, the Tsar was conceived of as a sacred entity. And in the peasant imagination, that meant the Tsar had to be the deliverer of justice, which they conceived of as a universe, as a heaven on earth. Not just in earth, on earth, but in Russia. Nella concezione, nell'inconscio dei russi, lo zar non era solo il leader, ma era una rappresentazione divina, era Dio in terra e soprattutto questa terra era la Russia e quindi era anche il personaggio che avrebbe portato la soluzione ai loro problemi e avrebbe sollevato la miseria. And in folklore over the centuries, which we begin to see in the time of Pugachev, when there are these things they call rubki, woodcut prints. These ideas, we can see these folk ideas, which say basically this. No, quindi questo lo vediamo anche nelle espressioni artistiche folkloriche, in questi woodcuts. Lubki, le tavole di vino disegnate che venivano utilizzate anche dalla con parole spiegate con un latino. Okay. So and the idea is that if the Tsar in Moscow torments us, he must be the devil. Because the true Tsar should deliver us this paradise on earth. And so at times when the peasant really wanted the state off his back, when he came to conscript soldiers or impose more taxes, it was a good time for a Cossack to come along and say, I'm the true Tsar. Quindi quando i contadini, il popolo sentiva il peso di uno zar lontano a Mosca e si approfittava il loro e costringeva a diventare parte dell'esercito, eccetera, allora questo perdeva la sua qualità divina, quindi non poteva più essere Dio, era il diavolo, perché era il momento buono per chi voleva localmente sollevare la gente. Cosa in particolare che si presentava come il vero zar, quello che sarebbe arrivato a risolvere i problemi. So from the middle of the 17th century, when serfdom was imposed on the population and these first rebellions began, until the early 19th century, when I think the last of these pretenders to be Tsar disappeared. I don't know how many have now been documented, but historians, I think, have found certainly several hundred. Several hundred, very well. Well, yeah, several hundred. Quindi a partire dalla metà del XVII secolo fino praticamente alla metà del XIX, si contano centinaia di questi, di
queste ribellioni, di questi cambiamenti, e quindi i personaggi che di volta in volta si presentavano come un'alternativa a lottare. So I like to point this out when people ask me or say, as they often do, that the Russians are just passive, obedient slaves. Because actually, their history is full of fight and rebellion, particularly against conscription. Allora, una cosa che ci tengo sempre a sottolineare quando mi fanno questa domanda, e che me la fanno spesso quando mi chiedono perché i russi sono così passivi e obbedienti, io ci tengo a specificare che invece che non è vero, che ci sono stati centinaia di tempi nei quali si sono ribellati, e in particolare quando si trattava di essere costretti ad andare in guerra per lottare. But when somebody does something to a people, like Stalin did to the Soviet people, that affects generations of people. That's what the Russians themselves described to me in their own words when I did the work with Memorial for the Whispers. They described it as genetic fear. So the state just has to wave the big stick and people disappear. They flee abroad or they keep quiet. Quando qualcuno come Stalin fa qualcosa di così profondo e orrendo alla sua popolazione, in effetti durano poi per delle generazioni, diventa quasi una modifica genetica, e quindi quando poi adesso in questo caso Putin, ma insomma chi comanda, mostra il pugno forte, e la gente tende a ritirarsi, a non reagire o a fuggire all'estero, perché ormai è una cosa quasi innata questa paura di qualcosa come quello che c'è stato. Okay. E forse l'ultimo punto, poi caso prendiamo pure spazio, se ci sono. Com'è? Magari sì, forse qualcun altro di domande, secondo me. Io proprio vorrei sollevare l'ultimissima questione, perché e molto, credo che siano molto profondi questi ragionamenti, e il libro prova sempre a interagire senza cadere nel presentismo con quelli che possono essere i problemi dell'attualità russa, e in questo senso dà un grande contributo anche intellettuale alla discussione oggi in Italia. Questo è un libro prezioso, quindi lo invito a leggere, perché fornisce veramente una gran quantità di materiali. Ecco, tornando alla questione che dicevi sulla frattura che c'è stata, no? Tra il passato e il presente, e le ribellioni, no? Da Pugacciov alle coscrizioni militari. Quanto però può essere attribuito, nel libro spesso ti concentri sulla questione di un'elite, di un'aristocrazia molto passiva, un'aristocrazia che non si interessa alla terra, che non fa quello che ha fatto la Gentry in Gran Bretagna, o i Junker in Prussia, o i proprietari terreni in Piemonte, giusto per restare qui, in cui praticamente utilizza queste proprietà per vedersene bene, diciamo così, per riposarsi, e poi soltanto verso una mezza età comincia a tiranneggiare un po' i contadini, così. Ecco, in questo, perché tu sottolinei sempre questa cosa qui della passività dell'aristocrazia, assieme al fatto che per molti può sembrare strano, molti pensano che la Russia sia una sorta di stato supremo, però metti in evidenza anche con dettagli come in Russia in realtà di Stato ci fosse poco nell'impero russo, ci fossero pochissimi, un poliziotto per 50.000 abitanti, pochissima roba, insomma. Yeah, another great question. I mean, it relates to the other really important structural element of Russian history that needs to be emphasized. One is this sacralization of power, and the other is that
effectively power the state that's on is a patrimonial system. Allora, questo si collega a quell'altro elemento fondamentale che si riferisce a l'elite, insomma lo zar, insomma il durare, come uno stato patrimoniale. So that means that from by patrimonial, maybe the best way of illustrating it is in the first national census of 1897, when Nicholas II, the last Tsar, described himself under occupation as the owner of Russia. Questo viene descritto benissimo quando nello Tsar Nicholas nel 1897 si autodescrive come il padrone della Russia. If you think of the word power, in every European language, it comes from the idea of being able to do something. Yeah? Potenza, pouvoir. Macht in German. Yeah? In Russia, the word for power is власть. And власть comes from the word власть, which means a bit of land with the people on it. So, if you have власть, you own the land and you own the people of it. Mentre in tutte le lingue europee il vocabolo potere si riferisce al poter fare qualcosa, al poter agire, quindi è una questione attiva, la parola russa invece significa la terra e ciò che su questa vive, quindi significa potere, la parola per potere è praticamente possiedo la terra e chi ci vive. So you have to think of the Russian state and power system as a pyramid with the Tsar at the top, owning everything and everyone, as Putin does today. And then everyone owning the person beneath them. Quindi la società russa si può vedere come una piramide dove al vertice c'è lo Tsar o oggi Putin. E poi, man mano che si discende, ogni livello possiede quello a livello inferiore. And the reason for the slavish passivity of the servitor class, the aristocracy in Russia, the reason for it is because they had no landed property. They received the land from the Tsar. But the Tsar still owns it. And if you displease the Tsar, he'll take it away from you. Like Putin took away Yukos from Khodorkovsky or anything else from any other oligarch he wanted. Quindi una delle spiegazioni per la passività o la mancanza di iniziativa delle classi aristocratiche russe è che in effetti, al contrario di quelle europee, non possedevano nulla di loro. Poi tutto ciò che avevano gli veniva dato dallo zar. Quindi è tutta una struttura che parte dall'altro e scende verso l'altro. Yeah. So if I can just add one final thing. The other thing that annoys me about many Western commentators about Russia, Putin in particular, as they say, they try and work out how much money does he have. He's a billionaire, he owns 150 billion, 300 billion. It's nonsense. And they don't understand how corruption and power works in Russia. If Putin wants 100 billion, he'd just collect it off a few oligarchs. Un'altra domanda che mi dà abbastanza fastidio e che mi fanno spesso è della quale parlano i commentatori europei è questa discussione su quanto sia ricco Putin, su quanto possieda, che è una cosa che non ha assolutamente senso perché Putin può possedere ciò che vuole nella sua posizione, se vuole 100 milioni li chiede, se vuole 1 miliardo lo chiede, lo prende da quelli sotto di lui senza domande. Posso? Intanto le volevo chiedere, tipo Navalny ed altri, che fine faranno per la sua esperienza aggiornata? E i giovani, quanto riusciranno, anche con gli stop al web, eccetera, quanto riusciranno a rivoluzionare? Quanti anni ci vorranno?
Quanti anni ci vuole per la produzione di Putin? Sì, c'è bene, Putin. I mean, the young are the hope. But it's easy to expect the next generation to do what this generation should be trying to do. So I don't like to argue it will have to wait for the next generation, because I think we need to put on the agenda of fighting this war the deputinization of Russians. Allora, i giovani sono ovviamente la speranza, però se guardiamo la realtà dobbiamo pensare che aspettarci che la prossima generazione faccia quello che quella sia adesso sta facendo. E quindi l'idea di aspettarsi una rivoluzione è poco realistica. Adesso sì. But I mean, revolutions, you know, they happen unexpectedly. Le rivoluzioni comunque arrivano inaspettate. When we were building up to the counter-offensive, so May, June, I was quite even hopeful that there might be more mutinies in the army, that there might be, that these Russian fighters fighting on the side of Ukraine and carrying out arson and attacks on the supply system. I was hopeful that more of these might emerge as the counter-offensive developed, but unfortunately the Russians are defending their positions strongly enough for that not to be an opportunity, it seems to me, not this year. Qualche mese fa, quando si stava montando la controffensiva, speravo quasi che si aumentasse il numero delle defezioni e dei soldati russi che agivano contro lo stesso esercito russo, che ci fosse più opposizione. In realtà i russi si sono dimostrati capaci di mantenere le loro posizioni e non credo che almeno per un anno si sia nessuna speranza di vedere un cambiamento. But basically, to answer your question, there's no prospect now really of a revolution inside Russia. Per essere realisti e rispondere alla domanda, non c'è al momento alcuna prospettiva di un cambiamento di una rivoluzione. No, because no peace can be, well, how can I answer this question? There are two sides to it. The war can't be won, and no peace can be worth the paper it is written on until Putin is defeated. Domanda difficile alla quale rispondere, però in realtà qualsiasi accordo si potesse raggiungere non varrebbe il pezzo di carta su cui è scritto, perché fino a quando Putin non sarà rimosso e il putinismo, tutto il suo sistema, non c'è alcuna possibilità di muoversi in quella direzione. But the problem from the other side is that the Ukrainians will not accept any peace that involves the loss of any of their territory since 1991, condition one, unless Putin is, and all of his cronies are brought before international law in The Hague, that Russia repays reparations, etc., etc. So, as long as that is their condition, and as long as any peace, even armistice, was effective, it would have to be voted on in the Ukrainian parliament. There's no prospect of Ukraine being in a position to enforce
enforce a peace on that basis, I don't think ever. I think the best they will manage is maybe regain a little bit of the land they lost. They've lost 18%. Maybe they can get back 5 to 10% of that before the Americans finish on time. Quindi per vedere però anche l'altro lato della medaglia, non c'è nessuna speranza che l'Ucraina scenda a patti, a meno che alcune condizioni fondamentali siano soddisfatte, principalmente la restituzione dei territori che sono stati conquistati e la riparazione dei danni da parte della Russia, cosa che non accadrà perché con la condizione attuale non riusciranno ad ottenere più della restituzione del massimo del 5%, del 18% di territori che hanno perso. Quindi insomma, le possibilità, anche nel momento in cui si raggiunge un accordo, di far sì che questo accordo diventi efficace, applicato e rispettato, sono minime. Quando ha detto che molte rivoluzioni sono avvenute soprattutto nelle campagne, quando lo zar chiedeva ai contadini di entrare nell'esercito, no? Quindi c'era questa forma di ribellione, non tanto sullo stato in cui versavano i contadini, che era uno stato no? Come nel nostro Medioevo, ma quando erano costretti a entrare nell'esercito. Quando? No, lei ha detto che nel passato. È curioso che adesso molti soldati sono stati chiamati dalle province più lontane, no? Dalle province più lontane. E non c'è stata questa sorta di ribellione, tra virgolette, no? Esatto. E questa è una cosa particolare perché. Well, that's exactly. I mean, we don't really know what proportion are from the central regions of Russia, but yes, absolutely, the regime is trying to limit the number of conscriptions of people near power centers, i.e., in the center of Russia. Trying to limit that. They don't want to mobilize more people than they have to. Because, yeah, you're right, it is a risk, because they can't really supply them. They're, you know, like the Ukrainian army, the Russian army is badly supplied. So, you know, once, you see, that's the really interesting question for me, is at what point will those soldiers who arrive on the front, and it's a very long front, at what point will they begin to svegliarsi? Sì, quello è sempre stato un elemento che ha portato a frizione, quindi rivoluzione, ed è interessante osservare come non stia accadendo adesso, però c'è una politica apposta e ben pensata da parte del governo russo di evitare di arruolare troppe persone, tante donne che potrebbero poi risultare come delle scintille per una qualche posizione, anche perché l'esercito russo, trattandosi di un territorio vasto e di distanze così lunghe, farebbe fatica anche ad approvvigionare tutte queste. So, just to refer back to your question, I mean, I say revolutions, yeah, I say there's no prospect of a revolution, but I also say revolutions are unpredictable, right? But then I would also like to say that actually now, and I said this at the conference in Brussels, actually now we are sort of in a 1916 situation. Scusi, aggiungo, gli oligarchi russi, quanti stanno passando, stanno diventando nemici di Putin? Quanti stanno step by step oppure? About the ones that are either in prison or in the West. No. Non quelli che hanno preso il pianeta. 1916.
rispondere, per rispondere anche a un pezzo della domanda precedente, come ha detto che non c'è prospettiva per una rivoluzione, eccetera. Però ci sono dei segni adesso che potrebbero anche ipotizzare una situazione simile a quella del 1916, quindi non si può mai dire. Because the 1917 revolution began in the army, with soldiers who had been sent to fight without enough ammunition. And for what they discovered was a pack of lies by their rulers. And then, you know, Rasputin didn't help the Romanov cause either, because the story spread that the cause, the power people, were actually all traitors. So it would be patriotic to overthrow them. Il parallelo è che la rivoluzione del 1917 avvenne a partire dall'esercito, da un esercito che era stato mandato a combattere per dei motivi che non capivano e che poi scoprirono essere futili e oltretutto male equipaggiati, senza munizioni. E quindi a quel punto cominciarono a vedere lo zar e Rasputin che lo appoggiavano come dei traditori, come anche qui ritorniamo alla questione di prima, non era più il Dio che li protegge, lui si risolve la situazione, ma qualcuno che li manda a morire per una ragione che non comprendo. Io volevo un cenno, se può farci un cenno del rapporto che c'è tra politica e religione, il patriarca, o il patriarca, cosa può fare il patriarca per mettere in discussione tutta questa politica. Yeah, important question. It's an important question, thank you. Yes, the whole discourse of the Russian world, Russian Mir, this Russian imperial Orthodox civilization claiming that Ukraine is part of it, comes from the church, which began this idea of Russian Mir to promote the reunification of the Orthodox community and reclaim under Moscow's control the diasporic Orthodox Russian churches. Quindi sì, l'elemento religioso è estremamente importante perché l'idea stessa, no, dell'universo, del mondo russo parte dalla Chiesa nel suo tentativo di riunificare tutte le varie branche dell'ortodossia in un'unica grande famiglia che è collegata e controllata da Mosca. And the Patriarch Kirill has been one of the most aggressively Russian nationalist advocates of this war. E infatti il patriarca Kirill è stato uno dei più convinti fautori di questa guerra. Non solo convinti, ma aggressivi. Ed è anche molto aggressivo, no? Nel spingere questa, nella motivazione di questa guerra. Orlando, uno dei temi che affronti nel libro è il risentimento che i russi hanno nei confronti dell'Occidente perché i loro meriti non sono stati riconosciuti, per esempio quello che fermato i musulmani, aver salvato il cristianesimo, o per esempio aver salvato l'Occidente nella seconda guerra mondiale. Fino a che punto tutto questo risentimento giova appunto in questo momento? Yes, I mean it does play a part, but in complicated ways. So the resentment of the West in nationalist ideology has a certain resonance with many Russian people, not just because they've read this history in schools and seen this history or interpretation of Russia's treatment by the West in films and so on, but because after 1991 they felt as a society and many individually humiliated by the West.
Quindi questo è sicuramente un elemento ricorrente ed è una cosa che pesa molto per i russi, però a questo si aggiunge anche un risentimento ulteriore che è data dal 1991, quando i russi sono sentiti traditi da questo cambiamento che non ha avuto risultati che si aspettavano. Quindi si aggiunge a un risentimento storico che si riferisce al passato. So I watch a telegram channel, Medusa, you probably watch it too, and they sometimes do a vox pop for the police, frighten them off. But one vox pop they did was, do we need anything from the West any longer? And one man said something that I thought was typical. He was maybe 16, maybe 17. And he said, I think we've taken everything we need from the West. Now we can say goodbye. Su uno dei canali Telegram che loro consultano spesso e che usano per comunicare in Russia, qualcuno ha chiesto, ma abbiamo ancora bisogno di qualcosa dall'Occidente? E una persona di una certa età, 60-70 anni, ha detto, penso che abbiamo preso tutto quello che ci poteva servire dall'Occidente. Oltre all'invasione di Napoleone, l'invasione dei tedeschi e italiani, ma della sorella Napoleone. Abbiamo tre domande. Allora io, la mia domanda è a specchio rispetto a quella della Vitto. Nella logica che la letteratura russa ha da sempre una rilevanza e un'importanza mondiale, non ultima la vicenda che una serie di imperialismi si sono scontrati e infranti sul muro russo, l'atteggiamento europeo di considerare i russi come degli europei di seconda mano può nascere dal fatto che loro forse nelle loro pretese dei diritti che gli spettano siano un po' troppo dipendenti dalla figura apicale del potere russo? Cioè la figura di chi? Dallo zar, cioè da dove i diritti vengono dallo zar. Absolutely, so you need the strong man to protect you from an aggressive West. Yeah, absolutely, that is that one of the central Russian national myths, and it goes back to Alexander Nevsky, who was voted in 2016, thereabouts. They had a poll, who was the most important, famous Russian who ever lived, and in one version, it was Alexander Nevsky. There's another version that actually the winner was Stalin, but they found it too embarrassing. So they said it was Alexander Nevsky. But the thing about Alexander Nevsky is that we know nothing about Alexander Nevsky. He's a completely legendary figure, like some medieval Tuscan prince. I mean, what do you know about the third Fortibrace or something? You don't know anything about that, right? Because there's just mythology. No one remembers. Exactly. They know Nevsky through the movie of Einstein, thank you. And that movie plugs the narrative which Stalin wanted, that you need a strong man of pure Russian origin, you know, with sacred qualities and the mighty sword of God to defend Russia against the aggressive, in that case, Teutonic Knights, the Catholics, coming from the Pope to convert the Russians to Catholicism. Quindi sì, in breve, la necessità della figura quasi mitologica di un uomo forte che serve per difendere la Russia contro il nemico che di volta in volta può essere
centrale in tutta la cultura russa e nelle scelte politiche, così come lo Stato per Stalin, che però non può, perché sarebbe un po' imbarazzante essere considerato la figura rappresentativa più importante della storia russa, questo si è fatto con Nevsky, che è una figura della quale sappiamo poco niente, che però nella cultura, nella mente del popolo russo è il rappresentante, quello che hanno visto nei film, quello che hanno studiato a scuola, ed è proprio il simbolo di questo uomo forte che è pronto a combattere per la Russia contro, di volta in volta, come è stato, che è cattolico, eccetera. Quindi, la italiana e europea non sarebbe completa se non considerassimo il valore della letteratura, dell'arte russa. Nella mia formazione culturale, quando avevo già 15-16 anni, mi ero già occupato nei libri di Gogol, come tutti d'altra parte, ma la musica, Tchaikovsky, il balletto, quindi considerare la Russia quasi un fratello minore sarebbe veramente una forma quasi di razzismo e di incomprensione. No, ma d'accordo. Una forma di incultura. Ah, certo, sicuro. Ma quello che volevo dire, nella mia formazione culturale mi sono stati utili anche alcuni libri di un personaggio famoso per la politica e la storia della Russia. Parlo di Vladimir Ilyich Lenin e fa agio all'attuale il suo Un passo avanti e due indietro, famosissimo, perché la storia ci fa capire in quel libro che non procede come un fiume che va in discesa al mare, ogni tanto fa delle ansie e si ritorna, no? E un altro libro che consiglio a tutti, sempre di Lenin, del 1905, quindi la rivoluzione intitolato La religione, perché in quel libro lui fissa dei paletti di separazione netta tra la politica e le religioni, che hanno diritto di stare al mondo e proclamare le proprie divinità, ma non devono interferire con le cose dello Stato. Questa cosa qui, come abbiamo visto, ce le siamo rimangiate non solo in Russia, in tutto il mondo, perché c'è un legame stretto tra politica e religione in ogni parte del mondo. Il Pope Kirill, non tanto in Occidente, come? In Occidente non molto adesso. Ah no, lei non pensa. Perché l'Italia è andata. Lei non sente le televisioni quando il Papa e i cardinali vengono a fondere questioni della politica? Sì, però quello che non devo la visita mia la domanda. Sì, la dico la detto questo. Quello che manca per la mia formazione culturale è tutto un passaggio dal dopoguerra ad oggi nella storia della Russia, prima Unione Sovietica e poi anche la Russia. Mi auguro che il suo libro abbia degli elementi, sono quasi certo, storici, che possa aiutare a colmare questa mia ignoranza e anche di molti altri, perché in Occidente ci fanno vedere luci e ombre e non sempre ci viene data correttamente la visione storica. Spero che il suo libro dia questo interesse. E la domanda è che Crimea, Donbass e Donetsk, com'è la sua valutazione? La Crimea deve ritornare ad essere parte della Russia come è stata storicamente, e Donbass e Donetsk devono essere due province autonome, e come arrivare a fine questa guerra qui? It's a good question. It might come down, the whole war might come down to the Donbass and the Crimea, because at the heart of the war, I guess, is this idea that those territories are historic Russian lands. And that was argued by Russian nationalists going back to the 1990s. It was the original problem for the Russian nationalists, of people including, you know, socialism, for example. Quindi sì, può darsi che alla fine dei conti la guerra si
decisione sul controllo di quelle regioni, perché effettivamente già all'inizio degli anni 90 quello era il punto chiave per i nazionalisti russi, riferendosi all'appartenenza storica di quelle regioni e quindi volendole reclamare. But, you know, objectively, it's irrelevant because they're part of an independent sovereign Ukraine, as was until 2014 Crimea. So there's no point arguing over whether the Donbass is really Russia or really Ukrainian. It's Ukraine. Il punto però è tutto sommato irrilevante, perché in realtà queste regioni sono parte dello Stato sovrano indipendente e quindi discutere se debbano appartenere uno all'altro semmai sarebbe a loro, non porterà una risoluzione. If one looks at personality, there have been other figures such as Hitler at one point, and Mao at one point, also Nelson Mandela, and Donald Trump have been leaders into certain directions. How do you evaluate, you know, how much focus should one give to Putin as a person, as a personality? Or is it more as, you know, something like a symptomatic, Per vedere come il panorama nel suo insieme, ci sono stati tantissimi esempi di personaggi che sono stati leader assoluti, come appunto Donald Trump, oppure personaggi significativi come Nelson Mandela, personaggi veri comunque sempre preponderanti come Hitler. Quanto nella situazione attuale dobbiamo guardare a Putin nella luce di questo tipo di personaggio, di leader che condiziona la sua nazione? So I think that the cult of personality does play an important role. It's not about Putin. It's about the theater of the cult. Because Putin doesn't have to appear that often. He's sort of an invention of the system. And he comes on, you know, at moments when he's needed, like he has an annual television broadcast that goes on for hours, in which he answers questions. And that plays on the old Russian tradition of, you know, you petition the Tsar. The equivalent of petitioning the Tsar is to ask a question at one of these live TV shows. Il punto fondamentale è quello del culto della personalità, che sicuramente si applica a Putin, il quale però non è tanto lui come essere, come persona, ma lui è un sistema, è tutto un sistema all'interno del quale Putin ha solo bisogno di comparire in pubblico occasionalmente, potrebbe anche essere un'intenzione, non una persona. Compare in pubblico con queste tirate interminabili nelle quali risponde alle domande del popolo esattamente nella stessa maniera in cui il popolo si rivolgeva agli zar, andava a chiedere un favore allo zar. Quindi sì, il culto della personalità esiste, però non è tanto l'individuo, ma è tutto un sistema di intorno a quella. So more important than the question of is Putin gonna die or whatever, I mean, it's not about Putin, it's about the fact that it's a monarchical system, or even an autocratic oligarchy. He's the puppet they put out there. But, you know, he's a willing puppet. But if he died tomorrow, there'd be someone else. Quindi la questione non è tanto se Putin muore domani o che il sistema è in grado di stare, se Putin o
dovesse morire domani ci sarebbe immediatamente qualcun altro, perché è un sistema perfettamente organizzato. Pratica dice che il culto della personalità prescinde dalla persona. Yes, it does. But the persona is fake. The persona, started. It has to be translated into a theatre for people to make out of it what the regime wants it to tell, it seems to me. È come una rappresentazione teatrale dove il leader, questo personaggio, deve esistere, ma potrebbe anche essere finto, cioè è necessario alla regia. Io ringrazio Tommaso per essere venuto a presentare il libro, che ho letto con grande interesse, mi ha spiegato molte cose, mi ha fatto una piccola sorpresa, perché Beate ci suonerà un pezzo di un autore.